Ciao a tutti, benvenuti qui su questo nuovo episodio della mia carriera qui su F1 2021. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio dell'Azerbaigian di stagione 2. Stagione 2 che vede, dopo 6 gare, Charles Leclerc in testa al campionato. Si è portato in testa con la vittoria ottenuta nel GP di casa a Monaco, grazie anche a due ritiri consecutivi di Lando Norris, che dopo le prime 3 gare aveva un vantaggio enorme in campionato. Invece poi, appunto, questi due ritiri gli hanno rovinato la classifica. È andata ancora peggio a Daniel Ricciardo, vincitore della prima gara in Bahrain, e poi mai più in grado di finire a podio, ed è quindi sceso addirittura a oltre 20 punti di distacco dalla vetta del campionato. In ripresa le Mercedes, con Hamilton soprattutto, che dopo 3 ritiri nelle prime 3 gare è tornato prepotentemente in lotta per il campionato, con 3 piazzamenti a podio, di cui anche una vittoria in Portogallo. Quanto noi, abbiamo 2 punti ottenuti grazie al delirio successo in Cina e a Imola, ma abbiamo ancora, anche in questa stagione 2, la macchina più lenta e nettamente anche di tutto lo schieramento. Ma qui in Azerbaigian può succedere veramente di tutto. Era successo di tutto in stagione 1, con tantissimi ritiri. Noi a pochi giri dalla fine ci stavamo preparando a ripartire da un regime di safety car. Eravamo noni con gomme soft nuove contro le medie usate degli avversari, e la macchina non ha trovato niente di meglio da fare che rompersi durante la safety car, impedendomi quindi di ottenere un nono posto, che forse poteva essere anche qualcosa di più, visto che ero in vantaggio di gomma su tutti. E quindi ritiro a pochissimi giri dalla fine. Qui il gioco mi segna dodicesimo, ma in realtà quella gara non l'avevo finita. Vediamo adesso se succederà un altro delirio simile. Può essere, perché mi esplodevano in continuazione dei piloti anche durante le prove libere addirittura, quindi potrebbe veramente succedere il delirio. In questo caso sarà fondamentale cercare di stare davanti alle AS, perché le AS, per quanto siano superiori a noi, senza delirio a punti non ci vanno. Quindi senza delirio le AS, 2 punti per raggiungerci, non li possono fare nella maniera più assoluta. AS che fra l'altro ha purtroppo anche migliorato parecchio. In queste ultime 2 gare era stata ferma l'AS fino al GP di Spagna, poi da Spagna, o meglio da Monaco in avanti, per 2 volte di fila ha portato degli upgrade sostanziosi. Noi abbiamo purtroppo portato solamente un upgrade di motore, perché i 2 upgrade di aerodinamica che dovevano arrivare non sono arrivati. Quello della resistenza aerodinamica lo abbiamo già ricomprato alla fine dello scorso video. L'altro, che doveva, ripeto, già arrivare qui adesso, lo andiamo a ricomprare adesso, perché adesso chiaramente abbiamo i punti risorsa per poterlo comprare. Un upgrade del DRS, che arriverebbe in Canada. Però il DRS non è che sia una cosa super mega utilissima. Potremmo quasi andare invece a comprare questo upgrade di potenza motore, che arriverebbe in Canada anche questa, però potrebbe rompersi. E però durante le prove libere del GP del Canada andrò ulteriormente ad aumentare lo sconto su questo potenziamento, che adesso è al 14%, e se resisto alla tentazione di comprare questo upgrade per un'altra gara, poi avrò uno sconto ancora più sostanzioso e lo pagherei di meno. Quindi no, forse mi conviene comprare questo upgrade qui. Primo, perché costa di meno; secondo, perché essendosi già rotto una volta è sicuro che arriverà; e terzo, perché non comprando adesso quello di motore avrò un ulteriore sconto poi dopo le prove libere che farò in Canada. Ultimi secondi qui di questo Q1. Forse per un secondo riesco a iniziare un altro giro. Dovrei avere circa 3 decimi di ritardo da Artem Markelov, a meno che lui non si sia migliorato o non si stia migliorando nell'ultimo giro che eventualmente sta facendo. Non ho visto neanche se è in pista o se è ai box. E non so se ce li ho 3 decimi nel taschino da potermi migliorare. Sinceramente, ci sono, mi sa, bandiere gialle. Lì davanti c'è Tsunoda, che è esploso. Yuki Tsunoda. Io non ho rallentato, tanto sono già ultimo. In questo gioco le penalità in caso di piloti che non rallentano sotto bandiera gialla non ce le ha. Poi io non mi sto migliorando. Sono a 2 decimi dal mio best lap, non mi sto migliorando. Quindi diciamo che ho Sessione rallentato.残り2分。今のところ脱落圏内だぞ。早いラップタイムを叩き出さないと予選はここで終了Mio だ。ingegnere mi sta dicendo chiaramente che rischio l'eliminazione ad alcuno se non mi miglioro. Mio amico giapponese, come se non lo sapessi, come
come se non fossimo ormai abituati a essere eliminati in Q1, qui affronto questa curva in maniera molto aggressiva, tagliandola forse anche un po' più del consentito. Mi sto migliorando effettivamente di circa 3 decimi, anche se sono uscito un po' più piano, mi sa, da questa curva che mette a questo praticamente rettilineo interminabile. Invece no, perché mi sto... no, sto addirittura guadagnando adesso. E dovrei essere più o meno vicino al tempo, al penultimo tempo che ha fatto Markelov, che poi non so se si è migliorato oppure no. Vediamo, vediamo se siamo ultimi o penultimi. Penultimi, grande! Come una pole position questa! Vedete, alla fine non è andata affatto male, 3 secondi e 1 di ritardo. Io mi aspettavo che saremmo tornati ad avere almeno 4 secondi di ritardo dalla miglior prestazione, invece 3 secondi e 1 su una pista con un tempo sul giro di quasi 1 minuto e 40, non è male, non è affatto male, un secondo netto, anche di più, contando Schumacher nei confronti della Haas. Però pensavo peggio, e se fossero arrivati quei due upgrade di aerodinamica che dovevano arrivare saremmo stati ancora più vicini. Peccato davvero per il fallimento di entrambi quegli upgrade di aerodinamica. Comunque Markelov alla fine aveva un tempo migliore, un po' più lento di quello che pensavo, quindi ero battuto di quasi 2 decimi, e non si è neanche migliorato nell'ultimo giro. Eliminati Tsunoda, che in realtà non è eliminato perché aveva ottenuto un tempo che gli sarebbe valso 14° posto, però è già segnato come ultimo nel Q2, perché il Q2 non lo potrà fare visto che è esploso. Insieme a lui poi Ocon, Latifi, Schumacher, Mazepin, io e Markelov. Con Ocon e Latifi, due eliminati quasi illustri, soprattutto Latifi, che c'è una Williams che ormai è quasi il primo degli altri per quanto riguarda i team, da quanto è salita di prestazioni. Però evidentemente Latifi non lo sa e si qualifica ancora nelle posizioni in cui si qualificava nella scorsa stagione, quando la Williams era un team scrauso. Anche Russell ha fatto un po' più fatica del previsto a passare il Q1. Pole position per Ricciardo, prima fila tutta McLaren, solo 5 millesimi fra i due alfieri, quindi McLaren che vuole riprendersi dopo le ultime gare negative. Seconda fila tutta Mercedes, male le Ferrari con Leclerc sesto e Sainz nono addirittura, malissimo. Russell undicesimo, ai margini della top 10, ci sta, visto quanto la Williams è migliorata. Non ci sta invece, anzi, il 18° posto di Latifi, eliminato in Q1, e noi sempre con queste tute che non so perché abbiano delle texture così ridicole da PlayStation 1, nonostante i dettagli massimi. Strategia di gara, secondo me converrebbe fare una tattica a una sola sosta, medie più hard, per non utilizzare le gomme soft, che qui durano veramente pochissimo. Però il ragionamento è che qui sicuramente, sì, poi come Monaco che poi non c'è stata, in teoria sicuramente ci sarà una safety car, e se c'è ci sarà nei primi giri, visto che col gruppo compatto c'è più possibilità di delirio. Quindi io, partendo con le gomme soft, in caso di safety car nei primi giri, mi posso subito disfare delle soft e fare tutto il resto della gara utilizzando solamente gomme medie. E comunque ho visto già che tutti gli altri piloti in griglia partiranno con le soft, quindi se io scelgo una gomma diversa dalla soft vengo staccato di mezzo giro già nei primissimi giri, ecco. Quindi sono obbligato, diciamo così, a utilizzare le soft, sperando che stavolta la safety car si decida ad arrivare, a differenza di Monaco. Molto bene, tutto pronto per la partenza del Gran Premio dell'Azerbaigian. Come anche a Monaco, la parola d'ordine è sopravvivere. Si spengono i semafori, un ottimo spunto, sperando che la macchina non pattini, invece lo fa. C'è Markelov che mi sa che si prende l'interno, proverà forse un dive bomb di quelli che a volte Daya prova in queste situazioni. Vediamo Markelov dov'è. No, è dietro, ma forse all'interno anche adesso. Io però c'ho l'esterno, mi vado a infilare in questo varco, ci sono bandiere gialle, attenzione, davanti è successo qualcosa, invece no, solo bandiere gialle per traffico. Sono attaccato qui da Mick Schumacher, che prova a contrattaccare, non posso spostarmi all'interno perché c'è lui che tira una gran staccata, si rimette davanti a me. Io comunque completo sorpasso su Mazepin, e lo fa anche Artem Markelov, molto bravo il mio compagno di squadra. Vediamo qui il replay della partenza, le due McLaren in prima fila, un buono spunto da parte di Daniel Ricciardo, non benissimo Lando Norris che si espone agli attacchi delle due Mercedes. Vediamo, preso a tenaglia Lando Norris dalle due Mercedes, c'è forse il contatto con quella di Hamilton. Bottas ne approfitta per passare all'esterno, insarsi in seconda posizione, prova Hamilton ancora a prendersi anche lui la posizione su Lando Norris, che però resiste e se non altro ottiene il terzo posto.
Già Mazepin qui che arriva addirittura all'attacco in questa curva, forse riesce. Ma qui mi sa che uno dei due dovrà cedere perché affiancati non ci stiamo. Gli devo dare la posizione con la speranza di riprendermela poi lungo rettilineo, ma ho dovuto alzare di parecchio il piede, altrimenti non avrei fatto la curva. Qui mi sa che DRS ancora non c'è, però ho la scia su Nikita Mazepin, dovrei comunque riuscire a prendermi la posizione sul pilota russo che protegge l'interno. Allora io vado all'esterno, lo vado a stringere anche per impedirgli di prendere una traiettoria favorevole. E qui attenzione che c'è il disastro. C'è il disastro? Esploso. Attenzione, non capisco cosa sia successo. Io qui ero arrivato lungo, ritorno in pista e Mazepin mi prende in pieno ed esplode. Forse esplode anche Markelov. E a me per qualche motivo mi si romperà là davanti. Sì, io qua ho stretto tantissimo Mazepin all'interno per fargli avere una traiettoria proprio schifosa. E io dovevo rientrare in pista. C'era il muro. Io per forza dovevo rientrare. Sì, io qui arrivo lungo. Da un lato c'è il muro, dall'altro c'è la pista. Io devo per forza rientrare in questo modo. E appena mi accorgo che non sono in rotta di collisione col muro, vedete che sterzo anche verso destra per stare più al filo possibile col muro. Cioè io qui più a destra di così non potevo andare. Mazepin più a sinistra di così poteva andare, aveva tutta la pista. E anzi qui addirittura stava... Cioè qui guardate, decide di sterzare proprio verso destra per chiudermi, per impedirmi di rientrare in pista. Cioè... qui è colpa sua, ragazzi, non mia. Quanto a Markelov dietro, vediamo se è sopravvissuto oppure no. Ha colpito Mazepin e ha rotto solo l'ala, quindi dovrebbe essere ancora in gara. E io come l'ho rotta l'ala? Vabbè no, no, è giusto, no, effettivamente non pensavo che Mazepin mi avesse colpito così in avanti. Abbiamo sfregato proprio ala contro ala. No, no, effettivamente ci sta che si è rotta l'ala in questa occasione. Poi la fortuna ha voluto che il mio compagno di squadra sia rimasto in gara, anche lui sta andando in box chiaramente per cambiare l'ala. Io oltre all'ala cambio anche le gomme, quindi ora d'ora in poi farò tutta la gara solo su gomme medie, perché chiaramente le soft le usate al via. Vediamo Markelov cosa sceglierà di fare per quanto riguarda le gomme. Nessun altro pilota ha scelto di fare una sosta. Io magari se fossi uno dei primi no, ma se fossi tipo Schumacher, Latifi o uno dei piloti che occupa le ultime posizioni, io la sosta per mettere le medie l'avrei fatta. La gara riparte, sono riuscito ad avere un ottimo slancio qui in fase di ripartenza, vado ad attaccare Mick Schumacher all'esterno, poi però Mick si fionda all'interno superando, sì, è primo tipo Mick adesso, io però in compenso vado a superare la Williams di Latifi. Certo, preferivo superare Mick. Se un altro mica adesso farà da tappo anche a Ocon e Tsunoda, che infatti già mi sa che stanno provando a risorpassarlo. Latifi intanto prova a risorpassare me, però è bloccato da Esteban Ocon, non può fondare la staccata. Lui che guida la macchina da tipo sesto posto, una cosa del genere, Latifi. Ed invece, beh no, sesto no perché ci sono quattro top team, la macchina da zona punti, ecco sì. Guida una macchina da zona punti ed è dietro di me, di buon Latifi. Superato anche da Markelov, grande Artem. Super Markelov, va a passare qui addirittura all'esterno. Mamma mia, Markelov, ma cosa sta facendo? Artem Markelov vuole guadagnarsi la riconferma anche per la prossima stagione. Che sorpasso. C'è Latifi addirittura, mi sta affiancando qui. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo perché ho dovuto alzare tantissimo il piede dall'acceleratore. Latifi che adesso proverà qui a passarmi, non c'è ancora DRS. Quindi forse non ci riuscirà, infatti mi sa che si va quasi a rimettere dietro. Però adesso comunque all'interno potrebbe tirare la staccata. Nicola Latifi lo fa proprio nella fase finale della frenata. Bandiere gialle? Vuol dire che è esploso. Non può essere esploso. Ci siamo malappena toccati e infatti sei uno di quei piloti, sì, fa sciopero, decide che ne ha abbastanza e mi sa che si va a ritirare nonostante la macchina integra. Latifi ha provato l'attacco quando io già ero praticamente dentro la curva, contatto minimo, ma decide comunque di ritirarsi, contento lui.
Qui davanti lotta per il terzo posto fra Bottas e Norris, gli concede l'interno Norris, se lo prende tutto andrà a tirare la staccata Lando Norris, c'è il contatto e Bottas fuori, esploso Bottas. E mi sa che Lando è arrivato leggermente lungo con Bottas che non se l'aspettava, aveva già iniziato a sterzare per la curva, gli ha sterzato addosso rompendo la sospensione. Sono iniziate le soste intanto dei piloti avversari che ricordo sono partiti tutti con gomme morbide. C'è Leclerc che mi rientra appena davanti, questo è Gasly che mi sta attaccando, non Markelov, quindi direi che non ha senso provare a resistere nei confronti del francese. Hanno montato gomme medie, quindi sono probabilmente su due soste, soft, medie, medie. Qui dietro intanto spettacolare sorpasso di Vettel ai danni di Markelov, con Vettel che finisce anche a muro, però rompe l'ala forse? No, non la rompe, mi è sembrato di avere un pezzo volare via. Che cattiveria, Sebastian Vettel. Eh sì, il contatto contro il muro c'è stato, ampiamente. Però non è volato via niente dall'ala di Sebastian Vettel. Vettel che però mi sa che sta andando ai box. Quindi anche se non è volato via il flap, qualche danno lo ha avuto, visto che sta già fermandosi ai box. Intanto qui ci sono altri piloti che si fermano e che rientrano in pista. Fernando Alonso mi rientra appena davanti, dandomi anche il DRS, fra l'altro... Forse mi consentirà di tenere dietro Kimi Raikkonen, o forse no, perché Kimi comunque mi va ad affiancare. E però qui l'attacco all'interno, Kimi Raikkonen. Io però riesco a resistere per adesso, mi trovo adesso io qui all'interno della curva successiva. Non avrebbe neanche senso cercare di resistere, però io devo fare questo, devo resistere, duellare nei limiti delle regole, sperando di causare per sbaglio qualche delirio, come è successo a inizio gara con Mazepin. Adi, purtroppo è così, la situazione è questa. Devo fare il rompiscatole. Kimi Raikkonen mi attacca qui, poi molla. Col solo risultato che perdiamo tempo entrambi. Io qui adesso devo far passare Kimi e Tsunoda per avere il DRS, solo che ho rallentato troppo. Mi sono accorto troppo tardi che stavo arrivando al detection point. Volevo fare il giochino dell'elastico e forse lo faccio comunque. Kimi Raikkonen protegge l'interno, allora provo qui all'esterno del finlandese. Compio forse un incredibile controsorpasso ai danni di Kimi Raikkonen che è ancora affiancato, lo porto qui all'interno. Kimi Raikkonen non si arrende, mi sbarra completamente la strada in uscita di curva. E un altro po' vado a sovrasterzare addosso a Markelov che mi passa. E allora scia su Artem che protegge l'interno. Io vado all'esterno di Artem che però frena molto più tardi grazie anche alle gomme soft. Forse conviene lasciarlo davanti ad Artem visto che con quelle gomme lì può andare più forte di me. Bella lotta, ho cercato di provocare Kimi Raikkonen che non è caduto nella provocazione e non è esploso soprattutto. Io lì quando ho rallentato per fare passare Raikkonen e Tsunoda mi sono messo fuori traiettoria, quindi non ho fatto nessuna infrazione perché non ho fatto un break test, perché sono uscito di traiettoria, ho rallentato come se dovessi farmi doppiare. Sto giro qui non ho neanche bisogno di fare l'elastico con Esteban Ocon perché ho Artem Markelov a darmi il DRS. Lo supero così di slancio in rettilineo con anche Ocon che passa Artem. Ma attenzione, è rimasto l'ERS su sorpasso? È rimasto l'ERS su sorpasso bloccato, attenzione. Non so se è un guasto tecnico o se mi si è rotto il pulsante a me del volante. No, adesso si è cavato. Tanto l'ingegnere mi ha sussurrato qualcosa in giapponese, forse mi stava dicendo proprio quello. E no, adesso è tornato a funzionare, ma l'avrò premuto 30 volte il tasto dell'ERS. Quindi forse era un guasto tecnico, non lo so. Se può succedere anche questo, come guasto tecnico, sarebbe stato brutto, perché con l'ERS su sorpasso bloccato attivo non riesci a uscire dalle curve. Cioè, appena tocchi l'acceleratore, tipo qui, non usci da queste curve qua, ti ritrovi in testa coda senza neanche accorgertene. Sarebbe stato un grosso problema avere l'ERS bloccato su modalità sorpasso. Mick Schumacher potrebbe provare qui l'attacco, ne ha di più, ne ha decisamente di più, aveva anche il DRS, ha gomme più nuove, la macchina è infinitamente più veloce della mia, purtroppo non c'era niente che potessi fare. Markelov intanto è andato in box
per la sua seconda sosta, dopo quella che aveva fatto sotto safety car quando aveva rotto l'ala contro Mazepin, montando un altro set di morbide. C'è Vettel che mi ha già ripreso dopo il pit che ha fatto qualche giro fa per riparare la macchina, anche con lui faccio il giochino dell'elastico, lo lascio passare per avere il detection point a favore e poi lo ripasso con ausilio del DRS. Dovrei riuscire senza problemi anche a tenerlo dietro qui in staccata. Adesso qui Seb mi va ad attaccare all'esterno, provo a resistere. Gli do spazio, lui comunque preferisce abbandonare il tentativo di sorpasso, ritenendo evidentemente troppo pericoloso proseguire. Io non sto facendo niente di irregolare, sto cercando in tutti i modi di provocare incidenti, di provocare safety car, rimanendo nella più totale legalità. Occhio Seb che può provare l'attacco qui, non ci stiamo in due, ecco qua. Già era finito muro ruotando contro Markilov in questa stessa curva qualche giro fa. E adesso riprovo la stessa cosa, ma sei stupido. E qua lui mi si è affiancato proprio all'ultimo, io ho dovuto buttarmi completamente all'interno per avere una minima chance di sopravvivere, solo che poi sono rimbalzato contro il cordolo. Cioè, vedete qui, io qua sono in ottava marcia, in questo momento qui inizio a frenare, vedete che la velocità è calata e sono sceso in sesta, quindi qui sto già frenando, e in questa fase Seb decide di affiancarmi, proprio in questa fase, quando io inizio a frenare. Ma una volta che vedo che Seb è affiancato, io non è che posso decidere, ah vabbè, lo lascio sfilare. Come faccio a lasciarlo sfilare? Io già sto frenando al massimo, non è che posso frenare più di così, se no blocco e finisco dritto a muro. E non è che adesso non posso decidere di fare sfilare Seb, perché sto già frenando al massimo. Quindi l'unica cosa che posso fare è buttarmi tutto all'interno, perché in due qui non ci stiamo, quindi io devo buttarmi tutto all'interno e sperare di riuscire a fare la curva. Solo che qui chiaramente rimbalzo contro il cordolo, io qui il volante vedete come c'ero girato verso sinistra, sto facendo di tutto per dare spazio a Seb, ma la macchina qui ancora non ha ripreso aderenza dopo essere rimbalzata sul cordolo. E Seb dal canto suo prosegue, vabbè, a questo punto Seb deve proseguire per forza perché c'è il muro, non può solo sperare di non toccarsi contro di me. Sì, da qui in avanti siamo passeggeri entrambi, e quindi safety car di nuovo. È successo esattamente quello che volevo, ho provocato un'altra safety car senza fare niente di irregolare. Io ho costretto Seb a prendersi dei rischi per passarmi, lui se ne è presi anche troppi. Il problema è che mi sa che mi ha rotto la macchina anche a me, e infatti side pod danneggiati per me, quindi porterò dietro questo danno per tutta la gara. Ok, verde chiaro, quindi non dovrebbe ripercuotersi in maniera molto grave sulla guidabilità, ma qui già di mio non sono riuscito a trovare un setup soddisfacente che mi desse la necessaria confidenza per trovarmi a mio agio, adesso anche con questo danno. Insomma, però almeno sta safety car ha fatto farà rincompattare il gruppo. L'importante è che sia arrivata la safety prima del doppiaggio, che la safety è arrivata quando io sono ancora a pieni giri e ho fatto un altro pit, quindi ora ho gomme nuove. La gara riparte proprio mentre ho raggiunto il gruppone, ho fatto veramente appena in tempo a raggiungere il gruppone prima della ripartenza. Di positivo c'è che ho le gomme quindi perfettamente in temperatura, perché ho spinto io fino a questo momento. Adesso sarà lotta con Markilov, perché gli altri sono praticamente fuori dalla nostra portata. Ovviamente sarà una lotta interna contro il mio compagno di squadra, che ha gomme un po' più vecchie delle mie, dovrei essere un po' più veloce di lui in questa fase di gara. Idiota. Mi hai detto idiota? Sono abbastanza sicuro che l'ultima parola che ha detto il mio amico giapponese è stato idiota. Mi ha dato del lì. Adesso inizia a parlare anche in italiano adesso. Dico che ci infila tre parole in inglese ogni quattro e adesso inizia anche con l'italiano. Il nostro amico giapponese. Come di consueto la prima cosa che uno impara di una lingua nuova sono le parolacce. Ovviamente. No, mi ha detto idiota.
Ma è, cioè, ma è lampante. Mio Markirov, siamo stati raggiunti da Kimi Raikkonen, quindi mi sa che mi conviene adesso andare a passare il mio compagno di squadra per non essere passato dal finlandese dell'Alfa, che dopo il suo pit che ha fatto per cambiare l'ala ci ha ripresi. E ha già passato anche Markirov, sì. Giochino dell'elastico, ovviamente anche con Kimi Raikkonen, lo faccio passare, lui mi dà il DRS e io col DRS mi riprendo subito la posizione. Intanto sono andato ai box anche Schumacher, fra l'altro. Vediamo, attenzione che Schumacher mi rientrerà dietro, anche Markirov ai box. Mick Schumacher mi rientra dietro. E ricordiamo che, anzi, non l'ho ancora detto, che io non ho in programma altre soste, perché con le gomme che ho montato, non mi ricordo a che giro, ma insomma queste gomme qua che sono ancora in buono stato, posso anche arrivare al traguardo senza fare ulteriori soste. Quindi Mick Schumacher mi dovrà passare in pista se mi vuole precedere sul traguardo. Stesso discorso anche per Kimi Raikkonen, che riesco in qualche modo a tenere dietro anche stavolta. Bandiere gialle lì dietro, lì dietro, lì davanti, attenzione, è successo qualcosa forse? Spero che, attenzione, mi attacca sotto gialla? No, non è sotto gialla perché la bandiera gialla si sta spostando. E quella di un Alpine, quella di Esteban Ocon, che si sta fermando per guasto tecnico, qui arrivo lunghissimo per tenere dietro Kimi Raikkonen. Stavo guardando sia la pista che anche la minimappa per vedere dove era la bandiera gialla. Qui c'è uno che, non so se Raikkonen o Schumacher, prova ad attaccarmi, o qui devo alzare il piede, farmi sfilare da Schumacher e Kimi per avere il DRS. Eccolo qui, non so chi dei due non ce l'ha. Schumacher non ce l'ha, Raikkonen ce l'ha, però più slancio di Kimi. Staccata qui poderosa, vado all'esterno di Kimi Raikkonen e tengo ancora la posizione. Un mezzo giro di fuoco, bravissimo qui Kimi Raikkonen, correttissimo. Kimi fra l'altro ha l'alettone un po' scheggiato, quindi non ha la macchina integra neanche adesso. Attenzione, c'è il contatto, Raikkonen, attenzione, mi tampone, cosa è successo? Ma mi ha preso, ma cosa è successo qui? Mamma mia, ma mi ha preso in pieno proprio, e anche Mick, entrambi fuori, entrambi, e io sono ancora in gara, incredibile. Ah, qui sono andato un po' in sovrasterzo, ok, e poi dopo il sovrasterzo ho sentito la botta di Kimi che mi prendeva da dietro. Ma tamponato in pieno. Sì, qui si vede chiaramente il mio sovrasterzo. Kimi, ma dove va? Ma dove si voleva infilare? Cioè, guardate questo fermo immagine. Vi sembra un varco dove potersi infilare questo qui? Io qui sono ancora completamente davanti a Kimi, quindi ho il pieno diritto di traiettoria. E qui non mi sto ancora minimamente preoccupando di Raikkonen, perché è ancora completamente dietro. Cioè, vi sembra questo un punto dove potersi infilare? Io qui ancora sono ancora pienamente davanti a Kimi, ancora ho il pieno diritto di traiettoria anche qui, e lui comunque addirittura tiene giù pure con l'aereo su sorpasso addirittura, e proprio nel dubbio di non riuscire a prendermi ha messo l'aereo su sorpasso per essere sicuro di prendermi proprio. E qui ancora sono avanti io, c'è Kimi che fra l'altro lui va a colpire prima il muro, lui va a colpire prima il muro e poi qualche istante dopo va a toccare anche la mia macchina. Cioè, proprio senza senso sta manovra di Kimi, senza senso. E qua Mick Schumacher è, beh, incolpevole, perché sì, appena evita, beh, poteva frenare un po' di più, dopo aver evitato Raikkonen poteva frenare decisamente di più. Ma io sono sopravvissuto qui, vabbè, perché Kimi mi tocca con l'ala e poi anche il contatto con Mick è ala barra gomma contro muso, non contro le mie sospensioni. Ah, di grazie, che dire, safety car, un altro pit stop, io otterrei le gomme che ho adesso, ma purtroppo il gioco non mi dà l'occasione di non cambiare le gomme, quindi devo mettere le medie usate dallo stint precedente, che forse sono anche più consumate di come erano queste, vediamo. Vediamo un po' come sono messe queste gomme qui. No, lievemente più nuove, praticamente quasi di pochissimi punti percentuali più nuove di quelle che ho su adesso. E quindi si ricompatta nuovamente il gruppo, allora, a sto punto
si ricompatta nuovamente il gruppo. Io qui adesso metto la miscela magra per risparmiare quell'ultimo mezzo giro di carburante che mi serve per tagliare i traguardi in una gara che non mi vedrà doppiato. Adesso la gara riprenderà con circa 15 giri alla bandiera a scacchi. In 15 giri non penso che mi arrivino a doppiare. E forse potrei quasi pensare di mettere le soft per 15 giri. Non ci ho pensato, accidenti. E soft nuove invece di medie usate. Ci potevo anche pensare. E anche stavolta mi ricongiungo proprio per il rotto della cuffia. Anzi, devo anche un po' un attimo frenare qui. Perché avrei passato Markelov e Giovinazzi prima della linea del traguardo. Vado qui ad attaccare Markelov, forzandolo, diciamo così, a fare il dive bomb clamoroso. Ormai quando voglio che un pilota faccia un dive bomb basta affiancarlo all'esterno. Quindi grande manovra di Artem Markelov, che ha superato due piloti in un colpo solo. Adesso mi sa che siamo tutti alla pari, tutti senza soste da effettuare. Io però mi sa che sono l'unico che ha montato al pit gomme già consumate, perché di gomme medie nuove non ne avevo più. Giovinazzi mi attacca qui all'interno, io resisto all'esterno. Intanto Tsunoda si è già ripreso la posizione nei confronti di Artem Markelov. Io qui ancora tengo dietro Antonio Giovinazzi e difendo per adesso il 14° posto. Peccato veramente, perché non mi è venuto in mente l'idea di mettere le soft. Adesso sarei stato io all'attacco, almeno per qualche giro avrei avuto una superiorità di gomma nei confronti dei miei avversari, che non sarebbe durata fino a fine gara, perché le gomme qui veramente, le soft si consumano tanto, dato che finivo a muro. Però almeno per qualche giro mi sarei potuto divertire. Invece qui non riuscirò a lottare probabilmente neanche con Artem Markelov. Intanto qui c'è Giovinazzi, cosa sta facendo? Giovinazzi mi supera addirittura qui, incredibile. Bandiere gialle, è successo qualcos'altro? Alonso a muro. E forse un'altra safety, sì! Alonso qui in lotta con Sainz per il nono posto. Sainz lo colpisce e lo manda a muro, mentre Alonso gli era affiancato all'esterno. Anzi, era per l'ottavo posto la battaglia, non per il nono. Qui Sainz rimbalza sul cordolo, finisce contro a Fernando. Assolutamente incolpevole il pilota dell'Alpine. Ah, sono anche gomme usate, fra l'altro, le soft che mi vanno a montare adesso. Gomme usate in qualifica, vediamo un po' quanto hanno, 9-10% di usura. Sono circa, dati delle qualifiche alla mano, circa 8 decimi più lente rispetto a se fossero nuove, ecco. E forse sono anche fredde. E comunque, vabbè, la gara riprenderà fra magari un giro, insomma, 10 giri ce la fanno tranquillamente, insomma, a farle queste gomme qui. Non dovrebbero avere problemi a fare una distanza così breve. Ci prendiamo un po' di margine in modo da poter aprire il gas prima di tutti gli altri. È una cosa che posso fare, visto che dietro di me non c'è nessuno. In questo modo ho uno slancio superiore per cercare di attaccare Giovinazzi. Qui in curva 1, solo che Giovi chiaramente si protegge, va a fare un dive bomb, a passare Markelov e anche Tsunoda. Io qui mi tocco forse leggermente, sì, con Tsunoda. C'è stato un lieve contatto, fortunatamente la mia ala non sembra danneggiata. Alla fine, anziché essere io a superare Giovi, è stato lui a passare Markelov. Ma è matematico che quando attacchi un pilota all'interno, scusate, all'esterno di curva 1 a Baku, il pilota che viene attaccato fa il dive bomb sugli altri davanti. Era matematico, era ovvio che succedesse. Vediamo se c'è l'occasione forse qui di fare una manovra azzardata qui nei confronti di Yuki Tsunoda. Sì, grande sorpasso a vita persa sul giapponese. Adesso però a sto punto penso che la mia rimonta sia già finita, perché non penso proprio di avere il passo per andare a guadagnare altre posizioni. Sarebbe già incredibile riuscire a tenere dietro Tsunoda, che va ai box, fra l'altro. E allora non sarà incredibile tenerlo dietro se va ai box. La priorità assoluta deve essere quella di ottenere il miglior risultato di squadra possibile, quindi se Markelov va di più di me, io non opporrò resistenza, lo lascerò passare, perché dobbiamo cercare di tenere dietro Tsunoda, perché insomma, metti che due piloti là davanti si schiantano e quella fra me e Markelov è la lotta per il decimo posto. Se collaboriamo e magari ci teniamo dietro Tsunoda, finiamo uno di noi due finirà a punti, finirebbe a punti.
per ottenere il miglior risultato di squadra possibile Markelov mi deve passare come nello stint di gara precedente, e così io non farò da tappo a Markelov, ma anzi avrò anche scia di RS che lui mi regala, e Markelov sicuramente va più forte così a pista libera rispetto a come andava con me davanti a fargli da tappo, anche se Tsunoda arriva di qui al 51esimo giro. Tsunoda arriva di sicuro. Adesso per pochi millesimi purtroppo non ho il DRS sul mio compagno di squadra, no, non ce l'ho. Ed è arrivato Tsunoda, è arrivato, è a mezzo secondo. È a mezzo secondo Yuki Tsunoda, che fa anche il giro record. Vabbè, con gomme morbide. E il più veloce in pista, sarà praticamente impossibile tenerlo dietro. Attenzione, qui mi parte via la macchina Tsunoda, mi sa che mi tocca. È rotto l'ala. Rotta, sì. Ancora errore da parte del giapponese. Io sono andato qui in sovrasterzo e lui mi ha preso, sì. Sì, poi qui anche io ho avuto un po' di malizia nel rientro in pista, sì, no, qui è colpa mia. Qui è più colpa mia che colpa sua, decisamente. E vabbè, spiazze, qui adesso Tsunoda si ha l'alettone rotto proprio di brutto. Vedete quanto stava andando piano in quella curva lì. Penso proprio che andrà ai box, anche se mancano solamente due giri. E quindi siamo riusciti a tenerlo dietro, anche se in maniera, stavolta sì, che non è stata una cosa molto pulita da parte mia. Io ho ste gomme che sono già finite praticamente. Il sovrasterzo di sicuro non l'ho fatto apposta, poi ho avuto un po' di malizia, io lo volevo chiudere sperando che lui frenasse e si accodasse a me, invece lui non ha voluto frenare, ecco lì un po' di colpa comunque lui ce l'ha, perché una volta che io lo chiudo lui dovrebbe frenare, non continuare ad accelerare e colpirmi, ecco, quindi un po' anche è stata anche colpa sua un po', con quella macchina lì, con quella superiorità che aveva in quel momento. Poteva passarmi benissimo qualche curva più avanti. Ed ecco quindi che arrivo al traguardo con macchina devastata, gomme finite. 7 secondi di ritardo da Markelov. Fra gomme e macchina danneggiata veramente non si sta in pista. Otteniamo comunque un bel risultato di squadra, 12esimo e 13esimo. Quindi anche stavolta arriviamo al traguardo entrambi. E dai, una gara sicuramente positiva. Altri due ritirati in più e avremmo visto dei punti addirittura, ma non ci lamentiamo, siamo ancora davanti alla Haas, pilota del giorno addirittura Artem Markelov, bene così. Doppietta McLaren quindi con Lando Norris che vince con 3 secondi e 6 di vantaggio su Daniel Ricciardo, podio completato da Max Verstappen, Lewis Hamilton finisce in quarta posizione seguito da Gasly che ottiene il quinto posto davanti anche in volata praticamente con Charles Leclerc che finisce solamente sesto, una gara abbastanza anonima da parte sua, sesto in qualifica, sesto in gara, anche Sainz non benissimo, settimo in gara dopo una qualifica in nona posizione, ottima gara da parte di George Russell con una Williams che dovremmo probabilmente abituarci a vederla in queste zone della classifica molto più spesso, undicesimo in qualifica e ottavo in gara, male Perez, nono, ha fatto una sosta in più. E non so se ha rotto l'ala, probabilmente ha rotto l'ala, avrà fatto una sosta in più per Daniel Lala, è finito solamente nono. L'ultimo punto disponibile se lo becca Lance Stroll con Giovinazzi undicesimo, poi Markelov dodicesimo e io tredicesimo, con Tsunoda quattordicesimo, ultimo fra i classificati. E beh, vedete un po' il distacco che c'è fra Giovinazzi e Markelov in 10 giri di gara. Markelov si è preso 26 secondi da Giovinazzi, quindi una media di 2 secondi e 6 più lento. E io ancora più lento perché la supremazia delle mie gomme è durata forse due giri e poi fra danni e gomme che erano finite già inservibili non sono riuscito neanche alla fine Marco l'ho fatto passare apposta come ordine di squadra e poi volevo tenere dietro Tsunoda e mi è tamponato, certo ho fatto tra virgolette cioè era quello che speravo che mi tamponasse. Io sono andato in sovrasterzo, ho corretto il sovrasterzo e Tsunoda mi ha colpito. E che ci volete fare? Mica l'ho buttato fuori io.
a Tsunoda, cioè io tendo le trappole, tra virgolette, loro abboccano sempre, spiace, ma purtroppo era l'unica cosa che potevo fare per sperare di tenere dietro Yuki. Il concetto è che se lì davanti due piloti fossero esplosi, Artem Markelov sarebbe finito a punti. Quindi io dovevo cercare in tutti i modi di tenere dietro Tsunoda per proteggere la posizione di Markelov, che magari in caso di incidente poteva trasformarsi in una posizione a punti. Non è successo, amen. Però se succedeva, io il mio l'avevo fatto. Quanto alla classifica di campionato, Lando Norris torna chiaramente in testa al campionato con 15 punti di vantaggio su Leclerc, 28 su Verstappen, 29 su Ricciardo, anche lui sale di parecchio, ritorna in piena lotta per il titolo. Hamilton e Bottas hanno perso punti sicuramente, soprattutto Bottas che non ha visto il traguardo, anche Perez molto male, e poi via via tutti gli altri, tutto invariato nelle ultime posizioni di campionato, con Markelo, Mazepin e Schumacher ancora a zero. Classifica costruttori, McLaren di nuovo in testa, chiaramente con la doppietta che ha ottenuto qui in Azerbaigian, Ferrari seconda, Mercedes terza a 39 punti di distacco, Red Bull quarta a 60, e tutto invariato poi nelle ultime posizioni con la Kvyat Motorsport a quota 2 e la Haas sempre a 0. Dopo il GP dell'Azerbaigian siamo arrivati ad avere 611 punti risorsa che ci consentono, sì, di acquistare già adesso questo upgrade dell'albero gomiti, upgrade di potenza motore. Molto bene, quindi arriverà fra il GP del Canada e quello il GP d'Austria, chiaramente, a meno di guasti. E intanto, in tempo per il GP del Canada, arriva uno dei due upgrade falliti, che aveva fallito e che doveva arrivare già in Azerbaigian, un upgrade condotto dai freni riprogettati, quindi abbiamo già un piccolissimo salto in avanti per quanto riguarda l'aerodinamica, che ci vede adesso non lontanissimi dalla Haas, come potete vedere. Molto bene, quindi siamo arrivati alla fine anche di questo Gran Premio dell'Azerbaigian, una gara con il giusto quantitativo di delirio, e anche perché sì, siamo arrivati al traguardo solo in 14, però la IA non si è comportata male, nel senso che quasi tutti i piloti che si sono ritirati per un contatto che hanno avuto contro di me. Certo, a parte il caso con Tsunoda, a parte con Tsunoda, io sono sempre stato la vittima dei contatti dell'IA, soprattutto nel caso di Raikkonen, che mi ha cilindrato in pieno senza motivo, ha tenuto giù, ha provato a infilarsi in un varco che non c'era e ha coinvolto anche Mick Schumacher. Mazepin anche aveva 10 metri di spazio a sinistra e mi ha colpito, quindi insomma Vettel anche ha provato un attacco impossibile all'esterno di una curva che è già difficile fare da soli, e figurarsi in due affiancati. Però alla fine, dai, di piloti che hanno avuto quel bug fastidiosissimo del ritiro senza danni, alla fine solamente Latifi, mi sa, si è ritirato per quel bug, e quindi questa è una gara che può essere benissimo una gara tipica di F1 2020, una di quelle gare dove succede un po' di delirio, ma non troppo. E la giusta dose di delirio direi che è questa, ecco. Speriamo che anche le prossime gare siano così, con un po' di delirio, ma non troppo. E nella prossima gara corriamo proprio su una pista dove c'è stato tantissimo delirio nella scorsa stagione, tanti piloti che si sono fermati pur senza danni, addirittura Bottas all'uscita di curva 1 si è ritirato così, senza danni. Io all'epoca pensavo fosse un guasto tecnico, perché ancora non avevo ben chiaro l'esistenza di questo bug qui, insomma. E l'ultimo giro poi è clamoroso, con le due Alpine che si sono toccate leggermente e si sono fermate entrambe, hanno accostato bordo pista entrambe all'ultimo giro, dandomi l'ottavo posto proprio così su un piatto d'argento, anzi dandomi il settimo posto su un piatto d'argento. Poi l'ho perso in volata con Giovinazzi, che mi aveva battuto, se non sbaglio, di tipo 4 millesimi. E vediamo se anche in questa stagione 2 ci sarà un delirio simile oppure no. Spero di no, onestamente, ripeto, perché ok, un po' di delirio, un po' di movimento, un po' di colpi di scena, ma non così tanti da falsare gare e campionato. Ecco, spero che sia una gara un po' come questa qui dell'Azerbaigian, ecco, onestamente. E niente, quindi per questo video direi proprio che è tutto. Appuntamento per il GP del Canada.